Più fare gli eroi. Deponete le armi, siete circondati. Il vostro generale lì ha firmato la resa. Non è vero, non dire balle. Forse lo crederai se te lo dice un tuo colonnello, uno del sud. Fuori il prigioniero! Chiedilo a lui. Salve, tenente. Sono il colonnello Bill Donovan. Signore? Riposi. È vero quello che ha detto? Già. Il generale Lee si è arreso? Sì, ad Appomattox. Quando? 2 giorni fa. È finita male, allora? Sì, purtroppo. Il Sud ne è uscito con le ossa rotte. Non c'è più niente da fare. Arrendetevi. Allora? Ok. Gettate le armi! Smontate da cavallo! Su, fate come dice lui. Da bravi, giù! Tenente, avete un sigaro? Sì, colonnello. Ah, grazie. Volete accendere? No, non fumo. Di dove siete? Little Rock, Arkansas, colonnello. Arkansas, eh? Sì. Ci vorranno almeno 5 giorni di cavallo. Già. Ma con il mio sistema forse ce la farete in 3. E a piedi! Marite da qui! Senti! Di corsa! È stato facile, no? Già! Anche voi, lumaconi! Avanti, prendete quei cavalli e raccogliete le armi. Adesso la guerra la facciamo noi. E a modo nostro. Su, muovetevi.
Trombettiere, mi piace la tua divisa e ho deciso di prendermela. Comincia a toglierti i pantaloni. Sei sordo? Finalmente. Vedo che è andata bene. Proprio così, Estella. Abbiamo arruolato un cannone. Banda, cannone, continua a colpire inesorabilmente. Carro valori della Wells Fargo, raffinato da Donovan. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. 13, noir impériment. Rien au numéro. Pour vous, monsieur. Pour vous, madame. Merci pour les employés. Les jeux continuent. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Faites vos jeux. Cheval 6-9 pour monsieur. Très bien. 32-35. La première douzaine pour madame. Carré 16-20, 13-17. Bien, messieurs. Transversal 10-12 pour vous et 19-21. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Becker, questa è la tua taglia. Fermo lì tu. Fai girare la roulette. Mi hai sentito? Appena si ferma. Una questione di principio. Oh, buongiorno, signora Quasanta. Buongiorno, signora Quasanta. Buongiorno, bentornato, signora Quasanta. Avete fatto un buon viaggio? Sono contento di rivedervi. E come sta quel Becker? Vi si legge in faccia che ha proprio smesso di stare bene. Accomodatevi. State meglio voi che avete intascato la sua taglia. Accomodatevi, prego, dopo di voi. Qui nessuno verrà a disturbarci. Prego, accomodatevi sulla poltrona nuova. In questo ufficio ricevo i clienti importanti. Come va il lavoro? Dovrebbe andar bene. In questi ultimi tempi, nell'economia generale del paese, c'è un certo ristagno. Ma nella vostra particolare attività è esploso addirittura un boom. È l'epoca dei cacciatori di taglie. Quanto depositiamo, signora Acquasanta, questa volta? 5.000. L'estratto conto. Bene,
Subito, subito. Lo sanno tutti che il nostro signor Acquasanta è un tipo taciturno che preferisce sparare anziché parlare. Ma sono veramente in pochi a sapere che esercita la sua professione con grande scrupolo, come un uomo d'affari, con l'occhio sempre rivolto all'avvenire, sì, sì. Sommando interessi e capitale, siamo a 50.000. Amico, e qua il dollaro svalo, da umani più care le paghi le informazioni, eh? Posso entrare? Un momento. Entra. Io veramente preferivo una rossa. Basta chiedere. Dov'è Acquasanta Joe? Allora, chi ha chiesto dov'è Acquasanta Joe? La taglia di Baker ti resterà sul gozzo. Vieni con noi. Volentieri, ma non posso uscire così, col culo di fuori. Giusto, saresti troppo indecente. Casa nuova dei miei stivali. Avanti, comincia a vestirti. Prenderli al più presto, quei maledetti, e impiccarli tutti. Ci stiamo coprendo di ridicolo con questa storia. Signor generale. Novità? Sì, signore. Oggi Donovan e i suoi sono stati segnalati a Lancaster. Hanno anche superato Sweetwater. Non ci sono più dubbi. Questa dannata banda del cannone si sta spostando sempre più verso sud. E il guaio è che ogni volta riescono a eludere la sorveglianza dei nostri presidi. La cosa più scandalosa è che sono riusciti ad attraversare la valle di Sweetwater. Evidentemente laggiù abbiamo mandato un presidio di smidollati, non uno squadrone di cavalleria. Non si può parlare soltanto di demerito dei nostri soldati, signor generale. Donovan è più astuto di una volpe, ha il vantaggio di conoscere questa regione palmo a palmo. Possiamo quasi dire di averlo sotto controllo adesso. La dislocazione dei vari posti di blocco dovrebbe dare presto buoni risultati. Quando cadrà in trappola?
prendete posizione! Sputo sempre addosso, porco. Chiama il direttore. Direttore. Buongiorno. Dovete chiudere subito la banca. Subito? Ma perché? Ordini dall'alto. La banda del cannone è molto vicina. A quale alto? Quale cannone? Quale banda? C'è pericolo? Pericolo mortale. Chiudo subito. Signori, mi dispiace, ma oggi la banca chiude prima del solito per motivi precauzionali. Ordini dall'alto. Questi li custodisco io. Ma cosa custodite? Cosa fate? Eseguo gli ordini dall'alto. Ma che storia è questa? Apri subito la cassaforte. Ma voi non siete veri soldati. Io non apro niente. Dammi il tuo orologio. Ma perché? Volete sapere l'ora? Che cosa ne volete fare? Buono. È un caro ricordo. Mancano esattamente 3 minuti a mezzogiorno. 2 minuti. Hai 2 minuti per aprire quella bella cassaforte. 2 minuti. No. Io non apro niente. No. Non apro. Non mi fate paura. Manca 1 minuto. Vedo che è piuttosto testardo il vecchietto, eh? Guarda che ho già perso la pazienza. Io non l'aprirò mai quella cassaforte. 1/2 minuto. Forza, apri! No, preferisco farmi ammazzare. Sei un pazzo testardo. L'aprirò io la cassaforte. Lo porto lì o lo prendi qua? Ah, guarda che questo è caffè. Acqua santa!
E viene che si raffredda il caffè. Ah, i piedi mi raffreddai. Ora sei rimasto proprio a verde, eh? Posso farti un prestito io? Interesse va a bancario, roba d'amici. Ma dico, sei matto. Beccare Donovan non è una cosa facile. Ti serve l'aiuto di qualcuno stavolta. Donovan è una volpe. Sì, a proposito. Forse possiamo fare un affare. Però questa volta ce la diamo una redoccatina alle mie provvigioni, eh? Se ne vale la pena. Ho saputo che Charlie Bennett non è più nella banda di Donovan e che Donovan lo sta cercando. E è disposto a pagare 5 volte la taglia che i federali gli hanno messo sulla testa. A chi glielo riporta vivo? Ma capisti? A Grimm, prova. Da Madame Colette. Cos'è stato? Vorrei tanto saperlo. Qualcuno ha bussato alla finestra. Do un'occhiata. Dimmi una cosa, quanto offre quel taccagno di Donovan per la mia pelle? $10,000. Ah. Troppi per un figlio di puttana come te. Non offendere mia madre, è appena morta. Beh, sai, la verità è che io sono venuto via dalla banda solo per rivederla, per l'ultima volta. Sono venuto a dare l'ultimo bacio alla mia vecchietta. In un bordello. Povera vecchietta. Sono proprio un gran figlio di puttana. Ma anche tu non scherzi, fratellino, eh? Ah. Acqua santa, sei bravo, sì. Già. Grazie, grazie tante. Beh, sono pronto. Andiamo. Bambina mia. Porta la Bibbia, fa presto. Qualcuno di voi è triste, preghi.
Qualcuno è contento, canti dei cantici. Qualcuno di voi è infermo, chiami gli anziani della chiesa e gli anziani preghino per lui, ungendolo con l'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo solleverà e se ha commesso dei peccati. Senti, amico, toglimi una curiosità. Perché ti chiamano Acqua Santa? E rispondi, brutto figlio di... Oh, scusa. Potresti darmi questa soddisfazione prima di consegnarmi a Donovan. Allora? E dimmelo. Da ragazzo aiutavo un prete che vendeva acquavite agli indiani. La chiamava Acqua Santa, ma di santo c'era solo il luogo dove la distillava, la sacrestia. E da allora mi rimase questo nome. Acqua Santa Black il prete e io Acqua Santa Joe. Sei soddisfatto? Beh, per quel che me ne frega. Ci siamo, amico. Ci siamo dove? Da nessuna parte, me la sto facendo sotto. Mi sta scoppiando la vescica. Non ce la faccio più. Devo pisciare. E sbrigati. Tu hai ben pisciato prima, no? Va bene, va bene. Vai. Muoviti! Non hai ancora finito? Hai una vescica da elefante? A cavallo si fa molto prima. Bello. Non ci provare più. Hai capito? Non ci provare più. Buona.
Buona, adesso te lo sistemo io. Forse è meglio che torni dalla tua gente per un po'. No. Preferisco rimanere qui. Ehi, Donovan! Sta arrivando gente! Chi sei? Acqua Santa Joe. Ah. Tu saresti il famoso Acqua Santa, eh? Charlie, bentornato. Avevi un po' di nostalgia, vero? Hai fatto bene a tornare dai tuoi vecchi amici. Sentivamo molto la tua mancanza. Vieni giù, coraggio, che ti facciamo una bella festa. Lascialo, il prigioniero è mio. Giusto. Giusto, hai ragione, amico. Gli affari sono affari. Allora fuori i soldi. Certo, certo. Quanto ti hanno detto che avrei pagato? 10.000. 10.000? Sei male informato. Io ne ho promessi solo 5.000. E neanche li vale. 10.000. Senti, facciamo 6.000 e ti prendi anche il cavallo. Sei testardo, eh? Dopotutto non è colpa mia se ti hanno raccontato delle balle. Fammi almeno uno sconto. Ti faccio l'ultima offerta. 7.000 e non se ne parla più. No. Non c'è verso di convincerlo. Maledizione, vuole tutti i 10.000 dollari. Come se io li rubassi i soldi. Aspetta, prova tu. Forse a te darà retta. Su, muoviti. Senti, amico, io... Fermo. Allora? Pagalo. Gli impegni vanno mantenuti, Donovan. Mi costi un po' troppo salato, eh? Perché lo paghi tanto? Se l'è filata con tutti i soldi che avevamo prelevato alla banca di Hazeltown. Hai un sigaro? 7.000. 7.500. Li porto per i miei clienti. Grazie. Contento? Dove sei riuscito a trovarlo, quel maledetto? A Greenville. È stato difficile prenderlo? No, è stato patetico. Non c'è niente di patetico a beccare uno. A volte sì. Che vuoi dire? Gli era appena morta la madre.
Che hai detto? La madre? Sei quello è nato orfano di madre e di padre. Te l'ha fatta bere, eh? La madre. Avanti, portatelo qui. Cammina, muoviti. Charlie, dobbiamo fare un po' di conti noi due. Acqua santa, i soldi li hai avuti tu, puoi andartene. Charlie. Allora? Ma Donovan, noi siamo vecchi amici, non vorrei rompere un'amicizia. Vieni giù, Charlie. Eh? Vieni giù, ho detto. Sì, hai ragione. Parliamo un po' da amici. Dove sono i miei soldi? Ma quali soldi? Charlie, ora basta. Non mi far perdere la pazienza, capito? Non mi piace essere preso in giro. Ma non ti sto prendendo in giro. Che cosa ne hai fatto dei miei soldi? Parla. Beh, ecco, li ho spesi tutti per i funerali di mia madre. Sai, la bara, i ceri, la funzione... Piantala, la storia dei funerali di tua madre, valla a raccontare a chi non ti conosce. Ma io... Tu adesso mi dici subito dove hai nascosto i miei soldi. Forza, parla! Donovan, allora ti decidi sì o no? Sono stanco di aspettare. Su, ragazzi, prendetelo. Pensateci voi. Vieni qui, brutta carogna. Adesso ti faremo parlare noi. Ti daremo una lezione che non dimenticherai tanto facilmente. Soldi sono anche nostri. Allora ti decidi a parlare. No, la lezione non è ancora passata. Non resisterà per molto. Ricominciamo, Charlie. No, sono sensibile a certi argomenti. Mi hanno fatto tornare la memoria. Sì? Dove sono i miei soldi? Li ho sepolti nel cimitero di Greenville, dentro una bara. Sono nella tomba di famiglia, naturalmente. Sì. Perché non me l'hai detto subito, Charlie? Per farti incavolare un po'. Imbecille. Andremo a Greenville. Tu e Jack resterete qui. Ai cavalli. Scavate qui. Maledizione, quel dannato Charlie ci ha fregato un'altra volta. La colpa è soltanto nostra. Dovevamo immaginarlo. Torniamo indietro. Caverò la lingua di bocca a quel bastardo. Che cosa facciamo, Donovan? La finisci di stare qui in contemplazione? Va bene, andiamo.
E la prossima volta terrete gli occhi aperti, vero? Mi ha colpito alle spalle. Non mi sono accorto di nulla. Invece a me ha stretto la gola, fin quasi a soffocarmi. Siete due coglioni. Ma per questa volta ve la faccio cavare a buon mercato. Andiamo, ragazzi. Hanno bisogno di una bella lezione. Forza, divertiamoci un po'. Avanti, su, tira! No! No! Signori, vi ho convocati qui per sentire anche la vostra opinione. Grazie, capitano. Allora, io sono indeciso. Secondo me la proposta di Acquasanta Joe è molto interessante. Sì. Credo anch'io che in questo modo ci siano delle buone possibilità di mettere finalmente le mani su quella dannata banda. Bene. Faremo a modo vostro, Acquasanta. Provvedete, maggiore. Sì, signore. Portatelo via. Andiamo. E cammina. Avete agito al momento giusto. Donovan a quest'ora sarà già furioso per la brutta sorpresa. Così avete dissotterrato quella cassa, preso il denaro e infine avete rimesso tutto a posto. Un bello scherzo per Donovan. Bello no, però anche lui mi ha fatto uno scherzo di pessimo gusto. Avrei voluto vedere la faccia di Donovan e dei suoi uomini. Uno scherzo davvero geniale. Scherzi a parte, signor generale. Devo informarvi che ho trattenuto l'intera somma che avevo depositato in quella banca. E che mi era stata rubata. Più naturalmente la taglia che il governo ha messo su Charlie Bennett. Porca vacca, questi sì che sono affari. Vuole parlare con te, dice che è importante. Fallo venire qui. Ehi, siciliano, puoi venire. Vengo da parte di Acquasanta. Ah, e allora? Ti propone un affare. Bene, che affare? Diciamo, un affare vantaggioso. Di che si tratta? Che fate, interessa sempre Charlie Bennett, ah? Dov'è? I federali lo presero. Continua, spiegati meglio. Se ti interessa, Acquasanta te lo farà riavere. E come? È una questione di prezzo. Ah. Vuole altri 10.000 dollari? Il costo della vita aumenta. 50.000 dollari. Eh. 50.000. Niente da fare.
Stavolta mi sembra veramente troppo. Non è troppo. Così hai la possibilità di recuperare tutto il bottino. E poi lui il favore te lo fa gratis. Che cavolo stai dicendo, imbecille? Ci prendi in giro? Ma come? Erano 50.000 dollari il risparmio che Acquasanta aveva depositato nella banca di Eselta. Non sapevo che Acquasanta fosse un ricco risparmiatore. Perché ha mandato te? E perché questa volta l'asso nella manica sono io, il siciliano. Dopodomani imbeccheranno Charlie. Per prenderlo vivo bisognerà cogliere i federali di sorpresa. Come? Avete mai sentito papà parlare dei greci? Del cavallo di Troia? No. Ignorante alfabeta. Ma che cavallo di Troia dici? Sì. Thank you.
ritirata. Ma stiamo vincendo, Donovan. Charlie è morto, a che serve uccidere? La battaglia è finita, suona la ritirata. Ma io non so suonare, lo sai. Suona quello che ti pare, ma suona! Andiamo. Ti piace ammazzare la gente, eh? Vieni via. L'abbiamo ammazzato noi, poveraccio. Perché ci hai messo tanto? Non ho potuto prima. Cammina. Acqua santa! Estella! Allontanati. Ti è andata male, acqua santa. È stata l'ultima donna che hai avuto in vita tua. Pronti? Non fare il fregnone. Ci sono arrivato io per primo al cimitero di Greenville. Basta così. Andiamo. Cammina, becca morto. Tu
Così sei stato tu a fregarci i soldi. Sei un dritto, Acqua Santa. Se non sputi subito il rospo, la pagherai cara. Volevi farci accoppare dai federali, eh? Ne hai fatte troppe. Adesso basta. Basta un corno. Faccio come mi pare, Donovan. Gli ordini li do ancora io. Io faccio come mi pare, ti ho detto. Chiaro? Ne ho abbastanza delle tue coglionate. Anzi, ne abbiamo abbastanza. Se non ci fossi io a comandarvi, sareste tutti morti. Come oggi. Chi vi ha dato l'ordine di sparare, eh? Che bisogno c'era di ammazzare i militari? In quelle condizioni non potevamo far niente. Dovreste ringraziarmi perché ho immaginato che era una trappola. Se salivamo su quel carro, ci ammazzavano tutti. Mi hai stancato con le tue strategie. Vuoi fare il militare e non lo sai fare. Sono riusciti tutti a fregarti come un pivello. Adesso basta. Questa volta qui facciamo come dico io. Chiaro, comandante? E se non ti va, te ne puoi anche andare. Bene. Quelli che restano con me da questa parte. Forza. Jim. Jack. E va bene. Se volete seguire quel gran cervellone, fate pure. Io me ne andrò solo quando avrò la mia parte dell'oro. Fate parlare Acqua Santa. Vediamo quanto siete bravi. Tiratelo su, so io come farlo cantare. Ah, un momento. Voglio darvi un ultimo consiglio, amici. Se fossi in voi, lascerei il campo. I federali potrebbero venire qui da un momento all'altro. Acqua Santa gli avrà detto dove siamo. E io non resterò a dargli il benvenuto. Ha ragione Donovan, ragazzi. Se ci beccano qui, ci ammazzano tutti. Sì, ci conviene tagliare subito la corda. Non perdiamo altro tempo. Andiamocene di qui prima che sia troppo tardi. Sì, tanto questo abbiamo il tempo di lavorarcelo come e quando vogliamo. Legatelo bene e tenetelo d'occhio. Ecco che cosa era venuto a fare quell'orrido becchino. Sta tranquillo, le pagherai tutte insieme. Venite a darmi una mano. Vieni a quel fermo. Ci mancava anche questa. Su, dacci una mano. Forza, bisogna spingerla dentro. Dai, così. Su, forza adesso. Ora, forza. Spingi. Dai. Su. Sembra che siamo caduti in disgrazia, amico. Un sigaro. Ma tu stai peggio, Acqua Santa. Cosa se ne fa uno dei soldi se deve crepare? Dai, così. Vediamo se adesso entra.
Che iella. Dare l'addio alla vita con una montagna di dollari che ti aspetta. Parlo di quelli della banca di Hazeltown. Eh sì, è un vero peccato. Tutti quei bei soldi. Che cosa vuoi farci, amico? Quando uno è nella tua situazione, deve sapersi rassegnare. Certo, è una brutta fine quella che ti aspetta. A meno che tu non abbia un amico che ti dia una mano, ma per avere un amico bisogna essere generosi. A questo mondo nessuno fa niente per niente. Eh? Pensaci. Possiamo ripartire! In marcia! Allora, ti decidi? Non farmi perdere la pazienza, parla! Ne hai avuto del tempo per riflettere. Ti do ancora un minuto. Ti conviene dircelo dove sono quei soldi? Parla, gran figlio d'una vacca! E va bene, salterai in aria. Mi sono sempre piaciuti i fuochi d'artificio. Tutti al riparo! Via, via, al riparo! Giunta, giunta! Che c'è? Ti sei perso? No, è la tua pistola che mi confonde.
lì, contento? Adesso non cercare di fregarmi. Ho già perso molti amici e non vorrei perdere anche te. Sono disarmato, che cavolo posso fare? Era solo un avvertimento. E ora va a prendere quei soldi. Agli ordini. Ah? Parla sempre, eh? Lo so, hai paura di restare solo, sei come un bambino. Se va male io ci rimetto un po' di soldi. Tu invece ci rimetti la pelle. Eh già. Puoi andare. Sbrigati. Svelto. Può arrivare tutta la mia banda di accattoni. È un po' umido. Ma che mi frega. Acqua santa, parla. Io parlo sempre poco. Allora, hai trovato? C'è tutto? Sto scavando. Ci sono quasi. Beh? Acqua santa? Acqua santa! Acqua santa! Acqua santa! Florida carogna! Io ti ammazzo! Ti ammazzo! Stavolta t'ammazzo. Risparmia le pallottole, abbiamo visite. Non mi freghi. Guarda da quella parte. Allora, Donovan, tregua? Provvisoria. Vieni qua su, dà la mano. Forza!
Hai bisogno della balia, vedo. Sì, è vero. Certe volte fa comodo avere un amico che ti dà una mano. Grazie, ora siamo pari. Thank you.
l'ultimo tocca a me. Nessuna traccia, né di Donovan né di Acquasanta. E Buzz Bloody? Non è fra i morti. Siamo arrivati tardi. La ragazza comunque aveva ragione, non ci resta che dare un'occhiata al covo. Potessimo almeno recuperare quel maledetto cannone. Andiamo! Quell'uomo è mio. A me interessa il cadavere, sono 5.000 dollari. Sempre disinteressato lui. Thank you.
La tregua è finita. Ecco, così non prenderai un colpo di sole. Sei uno che non perdona, eh? Purtroppo per te siamo della stessa pasta. Non ti rimarrà un solo ossicino intatto. Non hanno diritto di vivere i becchini come te. Donovan, non fare il fregnone. Sta tranquillo, non farò più lo sbaglio di lasciarti vivere. Ci puoi contare. Comincia a pregare se ne sei capace. Sto per spedirti al creatore o all'inferno se preferisci. E non so se il diavolo sarà contento di averti fra i piedi. Ehi, Donovan! Non puoi ammazzarmi così! Col cannone non è regolare! Stavolta hai chiuso, Acqua Santa! Ormai hai finito di prendermi per il culo! Donovan! Fermo!
Finalmente ce l'abbiamo fatta a mettere le mani su questo cannone. Santa Gio. Rendiamogli gli onori delle armi. Presentat! Arm! No, capitano. Seppellite pure i morti, ma lasciate in pace i vivi. In marcia!